Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, buona serata a tutti. Siamo all'esterno dei cantieri navali di Pesaro, uno dei simboli architettonici e dell'imprenditoria, dell'economia della nostra città. Vedete alle nostre spalle anche una bicicletta, altro simbolo. Pesaro, la città delle due ruote, la città delle piste ciclabili, è davvero un luogo evocativo quello scelto da CNA Pesaro Urbino per presentare i dati del 2002. Siamo tornati al tradizionale appuntamento di fine anno, siamo tornati ai tempi pre-Covid, quando la CNA vuole fare il punto della situazione dell'economia, delle imprese che rappresenta. Abbiamo dato un'occhiata alla rassegna stampa che già ha preparato CNA e vedete, ci sono alcune questioni interessanti da dire, perché c'è un saldo decisamente negativo delle iscrizioni rispetto alle cancellazioni. In poche parole abbiamo 669 come dato negativo fra cancellazioni e iscrizioni per quello che riguarda il 2022. Noi ascolteremo tutti i protagonisti di questa conferenza stampa soprattutto per tentare di avere delle risposte, per tentare di sapere cosa CNA prevede per il futuro. È una presentazione in grande stile, una conferenza stampa voluta per far conoscere i dati al termine di un anno difficile come è stato il 2022 e la vigilia di quello che in molti si augurano possa essere un anno di rinascita al 2023. Ce lo auguriamo veramente, perché sostanzialmente il 2023, nonostante veniamo da un anno difficilissimo per le nostre imprese, per la nostra economia, vogliamo vederci nel 2023 una sorta di riscatto, ecco. Speriamo che il 2023 ci porti la fine finalmente del conflitto russo-ucraino, che è quello che ci ha tarpato le ali quando avevamo veramente ripreso la strada corretta. Dopo la pandemia, il primo semestre 2021 mostra dei dati veramente chiari e incoraggianti, dove registravamo una crescita veramente vigorosa, molto più alta dei pre-pandemici. Quindi questo fa pensare che nel momento in cui si risolvono queste situazioni estranee, diciamo, al mondo delle imprese, ma strutturali, la questione si risolverebbe facilmente, ecco, e potremmo ripartire in grande stile. Quindi questo mi dà la fiducia per continuare. Le imprese marchigiane, un mondo fatto di piccole e medie imprese, CNA le rappresenta perfettamente con un insieme di servizi, di opportunità, di accostamento proprio per la loro operatività, quindi è davvero un motivo comunque di grande orgoglio poter presiedere questa associazione. È un motivo di grandissimo orgoglio, perché comunque la nostra associazione, oltre ad essere la prima rappresentante delle imprese artigiane nella provincia di Pesaro Urbino, è un'associazione che non ha mai, per me è un merito, ecco, è stata sempre a fianco alle imprese anche durante il periodo pandemico, non ha fatto mai un giorno di chiusura, proprio per cercare di stare accanto alle imprese che avevano necessità di informazioni che cambiavano di giorno in giorno nei tempi dei vari DPCM. Quindi noi ci siamo sempre stati, le nostre aziende hanno risposto e comunque sì, hanno fatto vedere loro stesse la vicinanza e l'apprezzamento a questo, quindi sono orgoglioso io e dovrebbero essere orgogliosi tutta la struttura nostra. Ecco. Moreno Bordoni, neo segretario regionale di CNA, una figura importantissima che ha segnato l'imprenditoria pesarese e che adesso è stata portata a un ruolo molto più importante a livello regionale. Sì, dopo 26 anni meravigliosi alla CNA di Pesaro Urbino, di cui 10 da segretario provinciale, ho avuto il grande onore pochi giorni fa di essere nominato all'unanimità, cosa né dovuta né scontata, da tutta la direzione regionale della CNA delle Marche come nuovo segretario. Quindi questo mi ha reso molto orgoglioso da un lato anche sento tutta la responsabilità del momento particolare che stanno vivendo le imprese, quindi del bisogno che hanno di una guida certa, di una guida che possa traghettare anche le nostre imprese fuori da questo limbo in cui ci troviamo in un momento particolare. Sì, infatti l'occasione di oggi, quella della presentazione dei dati 2022 e di anche ipotesi per il 2023 per ripartire, è stata molto importante, perché ha dato non tanto risposte ma ha dato sicuramente un punto della situazione, e noi quindi al neo segretario regionale cominciamo anche a chiedere quali possono essere effettivamente le soluzioni per uscire da questa, come è stata definita, quasi zona di stagnazione. Sì, in questo momento il 2022, che doveva essere un anno di grande ripresa economica dopo la pandemia
infatti i primi mesi avevano dato risposte importanti, però siamo trovati in un limbo dovuto a quella che io ho chiamato e definito negli ultimi mesi la tempesta perfetta, no? Una guerra nel cuore dell'Europa, la pandemia che blocca ancora uno dei mercati più importanti del mondo, quello cinese, la carenza di materie prime, il costo delle materie prime a livelli ormai record, e tutto questo nel momento in cui purtroppo c'è stato il caro bollette, l'inflazione quasi a due cifre, quindi con il conseguente aumento del costo del denaro, tutte situazioni che nel nostro territorio hanno dovuto fare il paio anche con cosa? Con un evento sismico e con un'alluvione. Tutto questo, la tempesta perfetta, ovviamente ha ingenerato l'unico vero sentimento che un imprenditore non vuole mai provare, cioè l'incertezza, no? L'incapacità di guardare da qui ai prossimi anni. Però io sono ottimista per natura, altrimenti non farei questo lavoro, e voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. E il bicchiere mezzo pieno lo vedo nella struttura dell'imprenditoria che è rimasta nel territorio dopo questa selezione naturale degli ultimi anni, no? Una imprenditoria capace nel 2022 di fare un più 23% nell'export. C'è un risultato straordinariamente importante che ci dimostra che gli imprenditori sono pronti ormai, sono evoluti, anche il conto terzismo è in grado di essere all'altezza del mercato globale perché è sia tecnologico che digitale, e tutto questo lo vediamo in quello che probabilmente è l'unico dato positivo, dicevo, l'export. Se ci fosse un anno, un 2023 normale, io penso che noi avremmo dei dati straordinari di crescita, e anche se solo riuscissimo a normalizzare, non soltanto nei primi tre mesi come ha previsto il governo, ma in maniera un po' più strutturale, il caro bollette, noi saremmo in grado di dimezzare almeno l'inflazione e davvero di iniziare questa ripresa che il nostro territorio, per l'imprenditoria che ha, merita. Lucia Sgarzini è il direttore provinciale di Confidiunico, il braccio operativo di CNA. CNA che oggi ha sciorinato dati che per il 2022 hanno un significato double face, positivo e negativo. Per il 2023 tutti ci auguriamo che invece possano essere davvero forieri di buone notizie per le imprese marchigiane. L'aspetto economico è fondamentale, ed è fondamentale soprattutto che le imprese abbiano le carte in regola per poter accedere a finanziamenti bancari e a tutto quello che è il sostegno che le permetterà di crescere e di svilupparsi anche nel 2023 e di cogliere le opportunità che ci auguriamo che il 2023 ci metta a disposizione. E quindi il ruolo del Confidiunico sul nostro territorio, oltre a concedere la garanzia, a concedere finanziamenti diretti, a fare da tramite per i contributi pubblici, è sicuramente quello di aiutare a livello consulenziale le imprese ad avere appunto tutte le carte in regola per presentarsi da un istituto di credito e ottenere i fondi necessari per la sua esistenza e lo suo sviluppo. Il direttore del cantiere Rossini è un nome importante per la città. Rossini identifica Pesaro, ma anche i cantieri navali identificano Pesaro in quella che è davvero un'eccellenza cittadina. Beh, sicuramente noi ormai siamo in attività dal 2018, quindi sono 5 anni ormai pieni, e abbiamo potuto constatare, credo che tutta la città abbia potuto constatare l'importanza del cantiere in termini di attrattività. Il cantiere non è soltanto un posto dove le barche di grandi dimensioni vengono a svernare, a fare i lavori invernali, ma insieme alle imbarcazioni arrivano decine e decine di persone di equipaggio. Persone di equipaggio di queste imbarcazioni sono persone con una grossa capacità di spesa, abituati a soggiornare nei posti più lussuosi di tutto il Mediterraneo, e si trovano bene anche a Pesaro, e credo che non siano passati inosservati. Certamente è difficile che passino inosservati i due grandi padiglioni che costituiscono questa struttura straordinaria. Lei, che quindi dal di dentro ha seguito tutto l'iter anche della costruzione, come è venuto in mente di fare un'opera così davvero importante e imponente e identificativa di questo luogo classico di Pesaro come il porto? Ma la dimensione era obbligata per via delle dimensioni delle imbarcazioni che dobbiamo ospitare all'interno di questi capannoni. Avremmo potuto fare il classico parallelepipedo di cemento, ma non ci è sembrato il caso, vista la bellezza delle spiagge che ci circondano, vista la bellezza della città, il parco San Bartolo qui vicino. E quindi abbiamo chiesto ai nostri ingegneri architetti di studiare qualcosa che
si adattasse meglio a questa ubicazione, e credo che il risultato sia positivo sotto gli occhi di tutti. Se c'è stato qualche malumore all'inizio, prima dell'inizio della costruzione, quando abbiamo presentato il primissimo progetto, credo che questi malumori siano assolutamente svaniti, e adesso questi capannoni rappresentano proprio un'icona della città, alla stessa stregua della sfera di Pomodoro. Daniele Vimini, vice sindaco, siamo in un luogo che rappresenta Pesaro, i cantieri navali, in un luogo dove oggi l'imprenditoria, l'attività economica ha voluto dare dati importanti, ma in un luogo che rappresenta anche il perfetto connubio fra arte, basta guardarci intorno, e appunto voglia di fare come quella che contraddistingue la Regione Marche. Assolutamente, il luogo che rappresenta la bellezza, il design, il saper fare artigiano, e una cartolina straordinaria per il nostro porto, per tutti quelli che fortunati possono portare i propri yacht a sistemare qua, per tanto lavoro che si porta dietro, e quindi è molto simbolico che CNA abbia scelto questo luogo appunto per il bilancio di questi anni e per una ripartenza fondamentale verso il 2023. È un 2022, l'abbiamo detto, contraddittorio, perché è stato contraddistinto da periodi e momenti diversi anche in seguito degli eventi internazionali. Dal 2023 in generale ci si aspetta tanto, sarà perché ogni volta che cambia l'anno, Daniele, siamo lì a dire sarà un anno migliore di quello passato, ma è davvero un auspicio che ci facciamo tutti. Ma l'ottimismo è fondamentale, però come detto oggi anche nell'intervento di Moreno Bordoni, che tra l'altro diciamo oggi saluta a livello provinciale dopo 10 anni di impegno straordinario, ero con lui alla Ginestra, la sua nomina ormai quasi 10 anni fa, ha attraversato momenti complessi ed esaltanti dell'associazione, della provincia, del territorio, e questi lo saranno altrettanti, quindi avere la sua guida a livello regionale è un grande riferimento anche per noi, e appunto la necessità di guardare con ottimismo ma anche con programmazione. È quello che devono fare le istituzioni assieme, dal governo alla regione, ai comuni, e assieme alle associazioni di categoria, in questo caso la CNA, preordinare il più possibile i problemi, capire le difficoltà attraverso i centri studi, ma come dicevo anche attraverso la telefonata dell'imprenditore, che a volte alcune cose le percepisce anche prima dei numeri, e mettersi tutti insieme nella condizione il più possibile di programmare. Nicola Baiocchi, in rappresentanza della Regione, alla conferenza stampa della CNA, una realtà imprenditoriale davvero molto, molto importante per il nostro territorio, in un luogo simbolo di Pesaro. Sì, grazie alla CNA dell'invito, sono venuto molto volentieri. La CNA rappresenta in maniera comunque importante il nostro territorio, un'associazione di categoria ormai storica e che svolge in maniera importante il lavoro sul territorio, e qui ci esporrà anche i dati strutturali delle aziende, del mondo dell'artigianato, sempre molto interessante cercare di capire qual è l'andamento nazionale anche rapportato agli ultimi anni, in un luogo importantissimo per la nostra città, il cantiere Rossini, un luogo storico, e quindi grazie anche a loro che ci hanno ospitato in questa bellissima struttura e che rappresentano veramente un'eccellenza del nostro territorio. La Regione è vicinissimo all'assetto economico della Regione Marche, lo dimostra con tutte le sue iniziative. Assolutamente sì, tante iniziative territoriali a livello regionale, forte attenzione al mondo dell'interritorio, dell'imprenditoria e anche della nautica, del mondo del porto, come lo dimostra l'ottimo rapporto che c'è tra la Regione Marche e il cantiere Rossini in diverse iniziative, quindi di collaborazione molto importante sul territorio. Andrea Biancani, presente anche lui alla conferenza di fine anno di CNA sui dati regionali, sulla situazione economica della Regione Marche. Siamo in una location simbolo di Pesaro, i cantieri navali, nel porto di Pesaro, peraltro un luogo che ti sta particolarmente a cuore. Beh, devo dire innanzitutto voglio ringraziare CNA per avermi invitato alla loro conferenza stampa di fine anno. I dati che hanno dato sono dati che possono essere visti anche in maniera positiva, e nonostante tutto quello che c'è stato in questi anni, la crisi energetica, la guerra, l'evento sismico, l'alluvione che ha colpito una parte del nostro territorio, eppure le imprese hanno resistito, ma anche anzi riescono sempre più a farsi valere in un mercato internazionale. Alla politica spetta di stargli vicino, ma soprattutto spetta creare quelle condizioni per sì che le imprese possano lavorare, quindi parliamo di infrastrutture stradali,
infrastrutture immateriali come la banda ultralarga, e quindi cercheremo di, come dire, di fare di tutto anche tutti insieme per rafforzare sia le infrastrutture ma soprattutto la banda larga del nostro territorio. Siamo qui al cantiere Rossini, un'attività che ha aperto ormai da diversi anni, un riferimento importante per il nostro territorio per quanto riguarda la cantieristica, ma devo dire che in questi anni, ma soprattutto negli ultimi mesi, mi sto battendo tanto per riuscire a fare in modo che queste attività possano andare avanti. Il cantiere ha bisogno di un porto che funziona, cioè di una profondità delle acque che consenta alle barche di poter entrare nel porto. I dragaggi ormai sono urgenti da molti anni, sono stati stanziati 11 milioni di euro, ancora dopo anni di stanziamento di queste risorse non abbiamo i progetti pronti, ma soprattutto sto sollecitando l'autorità portuale affinché venga individuata quell'area mare che consente di portare una parte dei sedimenti che vengono tolti dal porto e di depositarli al mare. Questo serve per ridurre i costi per quanto riguarda i dragaggi e soprattutto per rendere i dragaggi economicamente sostenibili. Quindi continuerò a battermi per il porto, ovviamente non solo per il cantiere Rossini, ma per tutte quelle attività che dai pescatori, gli altri cantieri che sono presenti, le attività legate al turismo. O il porto è importante per l'economia del nostro territorio, ma è importante anche avere un porto che consenta appunto alle barche di poter accedere. Ed eccoci qua, in chiusura di questo speciale dedicato alla CNA, dedicata alle imprese marchigiane, dedicati ai numeri, dedicati ai tanti pareri che abbiamo ascoltato su una situazione davvero che, se è stata difficile, allo stesso tempo tutti pensano e tutti sperano che nel 2023 possa prendere un'altra piega. Pagine e pagine di date, pagine proprio di cifre, di questioni, di domande, di soluzioni, perché soprattutto ci è piaciuto ascoltare questa conferenza stampa perché sono state proposte soluzioni, idee per un futuro migliore per tutti noi. Noi ringraziamo Cristian Roberti che come sempre ci ha seguito dal punto di vista tecnico. Abbiamo una grande opportunità, considerate che questo evento si è svolto il 30 di dicembre, noi ovviamente andremo in onda nei giorni successivi, quindi già nel 2023, quindi vi facciamo davvero dei bellissimi auguri per una buona fine, perché sicuramente domani è l'ultimo dell'anno, ma anche per un buon inizio, perché rivedendoci nel 2023 e rivedendoci insieme a voi con questo speciale, davvero saremo già proiettati nel futuro. Da Rossini TV, buona serata a tutti.